Dopo il primo video sui test delle batterie, approfondiamo il tema con questo esempio. Abbiamo due batterie. Solo una delle due è carica. Vediamo cosa accade. Un misuratore di campi elettromagnetici non si attiva. La prima cosa che normalmente viene in mente di fare è controllare lo stato della batteria. Utilizziamo un tester mediante la funzione di classico voltometro. La misura, però, mi rileva una tensione apparentemente perfetta, quasi 9.7 volt. Teniamo presente che un voltometro, durante la misura, non assorbe quasi corrente. Cambiamo strumento con uno apposito, che, mentre misura la tensione, assorbe anche corrente, mettendo sotto stress la batteria. Vediamo come la tensione è invece ben lontana da un valore accettabile. È minore di 7 volt, e inoltre cala durante la misura. Prendiamo la seconda batteria, e questa volta lo strumento funziona regolarmente. Misuriamo anche questa seconda batteria col tester. Notiamo che addirittura la tensione riportata risulta inferiore a quella della batteria scarica, 9.35 contro 9.69. Questa volta, però, lo strumento idoneo al test ci mostra una situazione ben diversa rispetto alla prima batteria, 9.43 volt contro una tensione minore di 7 volt. Qualcuno potrebbe pensare al malfunzionamento del tester. Proviamone altri due. Batteria scarica, 9.68 volt. Batteria carica, 9.38 volt. Batteria scarica, 9.69 volt. Batteria carica, 9.37 volt. Possiamo concludere che i tester hanno dato risultati inattendibili, mostrando una tensione più alta per la batteria scarica. Uno strumento che assorbe corrente durante la misura, anche se di livello economico, ha dato, invece, risultati ben più precisi. Ribadiamo ancora una volta. Il test di un qualunque tipo di batteria, compresa quella di un'auto, va eseguito mentre il componente eroga una corrente compatibile col suo normale funzionamento. La prova a vuoto, come quella eseguita col classico voltometro, non è affidabile.